Buongiorno a tutti e ben ritornati sul mio canale Tutto dal Web. Io sono Angela e oggi in questo video parleremo della scomparsa della piccola Kata. Ora parla la nonna. L'episodio della piccola Kata, lo sappiamo, ha scosso l'Italia intera, ha generato un'ondata di preoccupazione in tutto il paese, ma in mezzo a questa storia sembra esserci tanta oscurità e incertezza, se non anche mistero. Secondo infatti la nonna paterna di Kata, la piccola potrebbe essere stata coinvolta in uno scambio di persona, un tragico errore che sta distruggendo la vita di un'intera famiglia. La bimba peruviana infatti avrebbe potuto essere presa per sbaglio da rapitori che in realtà miravano però a un'altra bambina, un'ipotesi shock sconcertante che getta nuova luce su questa tragedia ancora non risolta. In un'intervista recente, la nonna di Kata ha rilasciato proprio questa intervista al quotidiano La Nazione, dove rompe il silenzio e condivide la sua versione dei fatti. La donna infatti svela che suo figlio, il padre di Kata, è profondamente colpito da questa scomparsa. La nonna descrive la famiglia come gente onesta, sottolineando che sia suo figlio che sua nuora hanno una storia difficile, ma hanno pagato per i loro errori. La donna poi conferma che nessuno avrebbe mai fatto male alla sua famiglia perché sono persone rispettabili. La sua testimonianza si contrappone però alle accuse rivolte allo zio di Kata, ossia Abel, che è stato arrestato. La donna è sicura che lo zio non c'entri assolutamente nulla, poi conferma e dice: "Mio figlio non vive più, non dorme più, non mangia più. Sono sicura che nessuno avrebbe mai fatto male alla mia famiglia. Siamo delle brave persone. Mio figlio ha avuto una vita difficile, ma ha scontato la sua pena in carcere. La famiglia di Caterina, invece, mia nuora, è una delle più rispettabili del nostro paese. So che Abel, lo zio di Kata, è stato arrestato. Io non ho idea di cosa sia successo, ma sono certa che lui non c'entri nulla."